Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare The Thaumaturge, un gioco di ruolo con una forte componente narrativa che è ambientato nella Varsavia, praticamente in Polonia, agli inizi del XX secolo. Il protagonista, Viktor Sulski, è un taumaturgo. I taumaturghi sono delle persone che vivono nella comunità che hanno la possibilità di vedere delle entità paranormali che si vanno ad impossessare delle persone e che ne vanno a controllare i comportamenti. Noi possiamo vedere queste entità, le possiamo combattere, ma non solo, le possiamo anche catturare. Dato che la prima parte del gioco è quella che in realtà abbiamo già visto nella demo 4-5 mesi fa, piuttosto che farvi vedere tutta la parte iniziale, farò dettagli per mostrarvi un po' le meccaniche del gioco, di quello che ci si può aspettare. Il problema qual è, per noi italiani ovviamente, è che il gioco non solo non ha il doppiaggio in italiano, ma non ha neanche i sottotitoli. Che nel 2024. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. Insomma. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Allora. Take this down, please. Credo che queste all'inizio, queste scelte If it iniziali, ever non found abbiano un me, impatto I hope you will receive me. sul futuro I'll del write as gioco, soon as I'm della ready. storia, quindi. End payment? On receipt. Anything to add at the end? Please add my love to you, my sister. Touching. Ma fatti gli affari tuoi, ma scusami. My name is Viktor Schulz. Non c'era privacy una volta, eh? Schulzki. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Varsavia. Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know, let's Vabbè, get on la with it. Polonia si trova, cioè la Polonia, ancora non era Polonia, però si trova sotto il gioco dello Pardon? zarismo russo, quindi comunque I was è talking to myself. ambientato in un Which way periodo to the village? The un po' coachman is picking up the mail. complicato. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Comunque, Viktor Georgia. Sulski deve tornare a casa per problemi familiari. E come potete notare, non è che sia proprio in salute. Questo gioco c'è la percezione, che ci permette di anticipare le mosse dei nemici, seguire le tracce delle emozioni, pensieri, azioni, parole e trovare il tuo obiettivo più facilmente. Lui è il cocchiere, o comunque. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's Minchia. all. A horse can't go any Che higher. cittadina The accogliente. village is what interests me. Well, if you Speriamo che want ci sia peace, una you can be taverna, here. quantomeno. Climb in? Ovviamente possiamo fare delle domande che però non sono, cioè sono utili per dare un contesto, però noi scegliamo I'd be grateful. Always quella nice che to ci have manda someone to la shoot the breeze ci fa with. proseguire nella missione. Prologo, che è poi quello che abbiamo giocato nella demo. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Si vede, Nice boots. Very warm. show no fear. I indeed, oppure a proud answer.
Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later. E utilizzando questa linea di dialogo gli abbiamo potenziato questa cosa del, gli abbiamo dato nutrimento. A sta cosa dell'orgoglio, che non ricordo bene come funziona, ma c'è. C'è ovviamente la parte della progressione, poi lo vediamo nel menu. Beh, loro si arrabbiano e quindi ecco qui che vediamo per la prima volta il combattimento. Ci sono i punti vita, ovviamente. E andiamo avanti. E quei tre rombi praticamente sono i punti che dobbiamo togliere al nemico per stordirlo. In questa maniera loro perdono il turno d'attacco. Ma adesso noi possiamo fare. No, ci dice se. Non ci dice nulla in questo momento, in realtà. Dobbiamo semplicemente attaccare. Quindi forse non è il modo migliore per mostrare il combattimento. Ecco, vediamo. Ok. Sì, la coda delle azioni. La percezione ti permette di anticipare le mosse dei nemici. Andiamo avanti. Skill speed. Ci arriviamo. Praticamente, noi, se, come vedete in alto, il nostro amico qua ci attaccherà al round numero 5. Il nostro attacco veloce avrà effetto prima, cioè non arriva neanche al round 4, quindi attaccheremo per prima noi, ma toglieremo quel danno lì, 5-6 di danno. Se invece facciamo l'attacco pesante, ecco, vedete che ci mettiamo quasi 4 round e mezzo, più o meno arriviamo lì a. Quindi in prossimità del suo attacco. Però attaccheremo prima noi, ma non lo faremo fuori. Quindi non credo che cambi molto. Alla fine penso che ci attaccherà comunque. Quindi noi facciamo l'attacco pesante. Non abbiamo, ecco, il Salutor in questo momento, che ci avrebbe permesso di stordirlo. Ma adesso non l'abbiamo. Non abbiamo la possibilità, ma lo vedremo più avanti. Punti taumaturgia. Sul grimorio ci sono punti da skill upgrades. Ok. Non riuscivo. Ah, giusto, il punto era qui. Vabbè, abbiamo messo un punto su Word. Che. Vabbè, ci dà il 50% di possibilità di interrompere un'azione. Un'azione pianificata del nemico. Ecco, entriamo nella taverna e dobbiamo trovare il santone, quello che fa i miracoli. Che come si chiama? Rasputin. Nome meraviglioso. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? I forgive you. Allora, noi non crediamo nei suoi poteri miracolosi. Lo crederemo, crederemo nei suoi poteri solo quando ne avremo la prova. I'm a thaumaturge. Prove you're a thaumaturge and I'll hear what you have to say. Ecco, dobbiamo dimostrare che siamo dei taumaturghi. Dobbiamo trovare qualcosa che gli appartiene. Come dei cani. E poi questo gioco ha anche questa meccanica dell'investigazione, che avevo dimenticato di dire effettivamente, in cui dovremo trovare degli indizi e trarre delle conclusioni. Una volta tratte le dovute conclusioni, potremo sbloccare delle linee di dialogo, proseguire nelle quest, eccetera. Quindi let's take a look around. Abbastanza classico. E praticamente, ecco, noi usiamo la percezione, vediamo tutto questo bagliore sugli oggetti e ci dice, ecco, Dimension Force to Low, Deed. Quindi se avessimo avuto un punto su Deed, che ora non so che cosa voglia dire in italiano, però avremmo avuto un tratto in più, un qualcosa in più, un'informazione in più.
Poi ecco, c'è qualcosa qui. Dirty Bowl. Draw a conclusion. E andiamo avanti. E dovrebbe essere tutto. Well, you're Rosellus, man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady in waiting. At least one, my friend. You didn't like your breakfast, buckwheat with venison fat. You cursed the person who... Vabbè, e qui sta ad elencare tutte le cose che ha scoperto grazie a questi oggetti. E adesso il nostro Rasputin dovrà aiutarci nel nostro problema. A few years ago I attempted to catch a wild salutor, and that ended with me losing contact with my first salutor. Quindi c'è stata una sorta di contrasto. I know that my Uber is there. Sometimes che ci ha fatto ammalare praticamente, facendoci perdere contatto con il nostro primo Saludor. Che a quanto pare è fondamentale. E anche per questo motivo che non abbiamo potuto utilizzarlo nel combattimento precedente. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Perfetto, grazie. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, Father. Clearly. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Perfetto, le occhiaie sono sparite, il pallore, il sudore non c'è più e siamo straguariti. In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a salutor. Unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. Praticamente dobbiamo innanzitutto andare al cimitero per parlare con Rasputin o Rasputin. E poi dobbiamo trovare la persona che ha questo Salutor, è posseduta da questo Salutor. But without lifting a finger, just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Prego. Am I sensing? Ecco, qui c'è una lettera. No, Axe Shaft, the trace it bears does not belong to Vesna. The shards. Vabbè, c'è stata una discussione domestica, mettiamola così.
cosa c'è qui? Wooden box, vabbè, parliamo con sta signora. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Ok, eccolo. Rasputin. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? Alla grande. Però non ti ringrazierò adesso perché siamo di fretta. I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. Vasily, l'anziano. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see, to them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yavietz. Yavietz. Potrebbe avere ragione, perché c'è un Salutor in zona. But on the borderline of sleep and wakefulness, I... They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be told... The wise woman was saying the evil spirit is a... Bukavac. Bukavac è il nome del Salutor. The creature hunting you. Rattle chains, slither around and have a mouth full. A Bukavac. Va bene. Where did this elder live? I'll show you. Ok, andiamo alla magione di quest'anziano. E dobbiamo cercare degli indizi. Is the smell of mystery. I felt something, so much suffering. Qui non c'è altro. C'è una bambola? True fear. Ragdoll, eccola, bambola di pezzo. E questo credo che sia tutto. Abbiamo un punto da mettere? E lo mettiamo a Mind, dato che ci manca, ce lo mettiamo. Se abbiamo tutto 1, 1, 1, 1. Talk. This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house got fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Ovviamente la cosa migliore sarebbe stata fare prima, no, prima seguire, andare da Rasputin, venire qui, scoprire che la bambola apparteneva, cioè in realtà non credo che qui scoprivamo che la bambola apparteneva a Vesna, quella delle mele, ma l'avremmo scoperto dopo nell'investigazione all'interno del villaggio. Comunque, vabbè. You're the guy who trashed our comrades? I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. E adesso facciamo un combattimento come si deve. Allora, start the fight. E adesso vediamo. Il primo che attacca è lui, perché è segnato. Poi c'è il signorino qui e quell'altro. Quindi la prima cosa che facciamo è riduciamo il focus, così lo stunniamo, e poi boom, di attacco con il Salutor, che in realtà arriverà più avanti, quindi non lo attaccherà adesso.
ma facendo concussion faremo, vediamo un attimo, se ci conviene questo attacco qui. Quindi prima ha fatto l'attacco che aveva scelto all'inizio e poi concussion. Adesso noi facciamo anche questo, gli togliamo il focus e poi lo mandiamo il saluto all'attacco. Cioè comunque lo mettiamo in coda il suo attacco. Speravo di avere la possibilità di poterlo stunnare, ma non ci sono riuscito. Pensavo di avere più tempo. Comunque adesso facciamo concussion su di lui. Dovremmo abbatterlo. Sì. Dovremmo avere il tempo di pensare anche a lui. Niente di più semplice. Concussion, vai. Semplice. Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit. Va bene, torniamo al villaggio. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at the Vasili's burned out farmstead. Luca sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. Sì, anch'io avrei detto la stessa cosa, proprio le stesse identiche parole. I wanted to talk, ma'am. Please open the door. We didn't invite any guests over. E fin qui. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. He better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Okay. I know you're scared, but please, just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Allora. Give her the little doll you found. Gli possiamo dare la bambola di pezza, convincere Vesna a lasciarci entrare, oppure usare il punto cuore per calmarla. La calmiamo. Credo. Oppure no. No. Non possiamo consegnarle la bambola. Andiamo in questa foresta. In cui Luca Bogosnia sta lavorando. E niente. È lui. Ha una scetta in mano. E la prima cosa che ha pensato è avvicinarsi con fare incazzato e me la punta addosso. È colpevole. You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the salutor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasili's death. The salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. Quindi comunque il salutor è venuto dopo. Dice l'atto della... Just be about to take place. Però... Tear off his head before he opens his mouth again. Unless... You're the one that killed him.
And I'd do it again if I could. Non sono sicuro che lei l'abbia fatto prima che il Salutor si impossessasse di lei. Vabbè, Bugavac, eccoci qua. E adesso lo combatteremo. Difficulty level balanced. Mi sembra pure giusto. Sì. Dobbiamo sconfiggere le cose. Improve taumaturgy. Allora, 60% di fare il doppio danno. Develop, giustamente. Vai, andiamo, start the fight. Come vedete, questa volta l'ombra di Luca ha 5 punti focus. Quindi facciamo questo. E poi quest'altro che gliene riduce 2 invece che 1. È perché è la prima cosa che dobbiamo fare, credo. Anche perché poi col danno concussion gliene facciamo molto di più in meno tempo rispetto a questo qui, per esempio, attacco. Lento, non direi pesante. E vabbè. Ok. Dove lo leggiamo però lo stato? Ci ha inflitto, vabbè, non importa. Intanto lui l'abbiamo stordito. Andiamo con concussion. Abbiamo impedito a Bugavac di fare il suo coso lì, il suo effetto di stato. Ah, riceviamo 2 di danno alla fine di ogni round. E però si moltiplica fino a 4 per, che è un botto. Lei è quella che ci attacca subito. Lui ci attaccherà dopo. Però togliamocelo subito dalle scatole, su. Dai. Da quello che ho capito non possiamo fare un attacco su uno e poi su un altro, ma una volta che abbiamo scelto il nostro bersaglio dobbiamo focalizzarci su quello. Cioè non è che noi possiamo attaccare un nemico e il Salutor attacca un altro. Sembra di no, che non sia questo il caso. Comunque, stordiamo anche lei. Ha fatto un botto di danno, saremmo rimasti con 10 HP, ma in teoria, sconfiggendo lei, abbiamo finito. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Questo è più o meno quello che poteva succedere se non ci fosse stato Rasputin, che cercando di catturare un altro Salutor
ci saremmo ammalati, avremmo perso, avremmo smarrito la via. Va bene. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you, why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine, I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Allora, la signorina Vesna, a quanto pare, anzi signora, se è il marito, a quanto pare ha ucciso Coso, Vasily, e quindi ha attirato il Salutor. Allora, abbiamo come scelte fare niente, che ci sta sempre bene, force Vesna to flee, ricorda Luca, vabbè, che ama Vesna, e fa in modo che Luca non faccia decisioni, non prenda decisioni affrettate. Da una parte io credo che qui con la prima faranno morire Vesna, la uccideranno. Ricorda Luca, vabbè, che ama Vesna, quindi boh, forse sì, vabbè, no, forse lo so, verranno esiliati. Force Vesna to flee, verrà esiliata solo lei. E fai niente e fai niente. Sapete che fare niente, però vorrei capire come va a finire la storia, perché tanto le altre tre so come vanno a finire. Cioè, questa non lo so. Penso che vada a finire in quella maniera. Facciamo niente. Luca! Luca, no! Burner! Ah. There's nothing you can do here now. There was a crime. There must be a punishment. Sì, il tizio dietro ha 3 FPS, però va bene. E quindi niente. C'era una per... E forse la prima poteva essere... Poteva avere un altro risvolto. Vabbè, quindi ragazzi, allora, questo è The Thaumaturge. Quindi abbiamo la possibilità di catturare i Salutor, che si impossessano delle persone che a quanto pare hanno dei sentimenti negativi, fortemente negativi, quindi li attraggono. Ci sono le scelte nei dialoghi, comunque ce ne sono tanti, perché come detto questo gioco ha una forte componente narrativa, i combattimenti sono a turni, possiamo scegliere il Salutor che combatterà. È un gioco molto interessante, c'è la fase investigativa del raccogliere indizi per arrivare a una conclusione, per sbloccare linee di dialogo, per proseguire nelle quest, eccetera. Quindi, come idea, sembra un gioco veramente molto interessante, anche dal punto di vista dell'esecuzione e da quello che abbiamo visto finora. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo titolo, se lo conoscevate già, se vi interessa, oppure no. Fatemelo sapere nei commenti, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.